Benvenuti ragazzuoli, questo è l'intro del video del laboratorio di questa settimana, questo Lab Weekly Log. Abbiamo, perché io condivido tutto con voi, quello che riesco a fare, un paio d'ore per mettere un po' le cose a posto. Ho controllato se funziona il mio NUC che è esploso, ma adesso vedete se funziona o no. E ho di due portatili, ne ho fatto uno per un progettino interessante che però non so quanto riesca a portarvi sul canale, a meno che non faccio collaborazione con qualcun altro, perché questo è un progettino che vado a fare per un amico dove mi ha chiesto di utilizzare l'Home Assistant come server per la domotica. E allora ho tirato su un paio di soluzioni, una che non vi ho portato, che è quella di configurare questo, che poi vedete nel video, lo spiego nel dettaglio, e l'altro è quello di configurare un portatile che è un po' più semplice da piazzare, casa cliente, e operare in remoto. La soluzione che ho proposto per operare in remoto è abbastanza semplicistica, che penso che possano fare tutti. A voi il video e buona visione. Oggi siamo con questo qui che è stato il mio Proxmox Nextcloud e router di casa, ha funzionato ininterrottamente per 4 mesi, era già usato, è già recuperato usato e ha smesso di funzionare. Volevo vedere oggi perché non va. Perché è strano che non va. Questo dovrebbe essere il suo alimentatore. Questo dovrebbe essere l'alimentazione a 19 volts. Corrente, vedete che non dà segni di vita, sembra strano. Allora, lo lascio ancora acceso intanto che lo svito. Oh, vedete che però la lucina interna, vedete che è accesa, quindi cosa che non funziona, il pulsante, sai che non va, perché non si accende, me l'ha messo il pulsante qua. Allora, questo qui è l'hard disk, c'è ancora l'hard disk dentro, l'hard disk lo devo recuperare se non va, c'è anche un disco M2 SATA qua. Qua. Da 500 giga forse, sì, da 500 giga. Però dentro la lucina si accende, la lucina di alimentazione. Allora, per vedere se si accende, questo cos'è? Questo dovrebbe essere tutta l'alimentazione del disco, quindi la posso staccare, perché tanto non mi interessa. Qua per staccare ci vogliono le mani da... Prima di fare ciò, però, volevo provare a staccare la RAM. Aspetta, togliamo l'alimentazione. Allora, tolgo l'alimentazione, si spegne del tutto. Proviamo. Dovrei avere anche una HDMI. Vediamo se c'è segnale. Prima di staccare tutto, allora mettiamogli l'alimentazione. Ok, vediamo se va il monitor. Yes, 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 yes. Ok. Attaccato il monitor. Questo devo fare in giro. Scendiamo qua. Ok. La lampadina si è accesa dentro. Il pulsante di accensione fa nulla. Tengo premuto per 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continua a non succedere nulla. Premo un po' più forte e non succede nulla. Pulsante sembra che venga premuto. Sì, va proprio. Si è spento del tutto. Se stacco l'alimentazione. Stacca l'alimentazione, si stacca. Allora, lavoriamo un po' più facili.
Stacchiamo, cominciamo a staccare la SATA. Però è complicato, cioè. Io non lo so gli altri come fanno, ma io non ce la faccio. Io ho bisogno dell'aiuto da casa. Cioè, non c'entrano le dita e non ho le dita grandi, eh. Oh, se ne è venuto tutte e due, oh, che fortuna. Aspetta che rimetto il monitor. Vabbè, lasciamo così, sta registrando. Allora, proviamo a staccare la RAM, anche se non funziona di solito. Abbiamo una RAM, una volta le scrivevano che era. Boh, vabbè, un KVR24S17816, cioè 8-16 giga. In teoria dovrebbe essere 16 giga, però vado a memoria. Vediamo se funziona, la lampadina si accende. Niente, non sente neanche un rumorino. Vediamo questo se riesco a staccarlo. No, c'è un altro cacciavitino piccolino. Siamo sicuri che non va. Questo è molto silenzioso, eh? Però qua, quando si premeva si accendeva il LED del pulsante di accensione, quindi non dovrebbe funzionare. Peccato che è morto. Peccato che è morto. Tocco questo. Niente, ce lo siamo giocato. L'unica cosa da controllare è se c'è alimentazione qua, se è giusto, ma penso di sì. Questi, cioè, lo vanno o non vanno. Però un'altra prova sarà quella. Qui cos'è che dice esattamente questo LED? Standby, ST by, power standby. Allora, questo BIOS SEC, forse questo resetta il BIOS. Power switch LED. Power switch LED, qui c'è un altro LED. Sta lampeggiando. Sta lampeggiando. Adesso lampeggia. Adesso sì, adesso no, è un po' come i carabinieri. Adesso lampeggia. Significa che lampeggia? Che significa che lampeggia? Ho rimesso la HDMI e comunque non c'è. Ho premuto e non vedo niente sul video. È un po' più lampeggiante, però il video non mi dà niente, no, no signal. Quindi è morto o non è morto? A me queste cose che funzionano o non funzionano non mi piacciono. O funziona o non funziona. Allora, tengo premuto per 10 secondi. E sono andati 10 secondi. Quindi, 10 secondi potrebbero averlo spento. Premo. E si accende e lampeggia. Ma non c'è segnale video. Beh, adesso potrei rimettere le RAM. Però adesso è spento, adesso è acceso. Boh, proviamo. Però non fa neanche un beep. Allora, li togliamo, li mettiamo le RAM. RAM qua. Mettiamo la HDMI, mettiamo questo, lui si accende. Quello si lamenta. Ok, messa la RAM, non lampeggia più. Forse messa la RAM, non lampeggia più, quindi stacco l'HDMI, lo tengo attaccato, ritolgo la RAM. Ok, tolgo la RAM, rimetto l'alimentazione, accendo, va, non lampeggia. Allora è a caso va sto coso va a caso va. La RAM l'ho messa dall'altra parte.
Mo' si accende, mo' lampeggia. Questo qui dovrebbe essere BIOS reset, forse. Dovrei andare a vedere il service manual cosa dice. Però non fa niente. Provo a mettere l'ARM sopra. Alimentazione. Niente, forse comincia a lampeggiare dopo qualche minuto. Come se ci fosse qualche condensatore che si deve caricare o che si carica male. Niente, peccato, era proprio un bel affare questo, mamma mia. Era proprio una bella cosa. Ora me ne devo procurare un altro e per procurarsi un altro ci vogliono 500 euro. Se non trovo niente di usato. Non ho altre prove da fare senza hardware di ricambio. Sarebbe da trovare la piastra madre. Ho qui due computer portatili, devo fare un progettino home assistant Proxmox. Adesso vi spiegherò anche perché. Qui abbiamo, vedete qua, abbiamo 8 giga. Allora, questo con 8 giga. Questo qui invece come si apre? Questo qui mi sembra che si apre a slitta. Non so esattamente, non mi ricordo bene come. Forse così, forse no. Forse qua li devo mettere in... questa è la batteria. Ho chiuso, l'ho aperto. Ah, c'è un po' di roba dentro. Che cosa c'è qui? Allora, qui abbiamo invece 4 e qua, sempre 8 giga. Abbiamo... bello pulito, devo averlo pulito io, sicuramente. Un altro disco da 2,40. Io vado a seminare i dischi in giro, li metto dentro la robaccia, li lascio in giro e poi non mi ricordo perché ce li avevo. Poi quando faccio la conta dico, non mi mancano i dischi. Non mi mancano i dischi perché sono in giro. Allora, questo è un 2,40 per 48 giga. Questo non dovrebbe essere male. Non so che processore monta dentro, ma qualsiasi processore monta ce lo facciamo andare bene. Quindi questo... è meglio di quello? Non ho più pallida idea se questo è meglio di quello. Lo devo accendere per saperlo. Forse su uno di questi c'era montato già Linux, quindi già sicuramente questo. Quindi accendiamolo, troviamo l'alimentatore. Va bene, quindi abbiamo 8 giga. L'unica cosa si potrebbe magari fare un upgrade perché lì ce n'è uno da 8. Questa è una 12.000, 1200, 12.000, 12.800, 12.800. Qui abbiamo una. Ah, 12.808 giga. Wow, possiamo fare un upgrade. Possiamo portarlo a almeno 8 più 4. Lì non c'era scritto che cos'era, se quella, però quella è 16. Oh, vabbè, su quello che abbiamo sul tavolo forse riusciamo a fare qualcosa oggi. Allora, questo qui deve essere alimentato con... carino. HP. Ah, così questo è l'Ubuntu. Ho fatto qualche test di qualcosa. Ci vuole il suo alimentatore, però. Devo andare giù. Devo andare in cantina a trovare l'alimentatore. Oh, guarda qui cosa ho trovato! Un bel power 19 volts. Vediamo se ci entra. E ci entra. Qui abbiamo bisogno di un tripolare. Tripolone, eccolo qua. Tripolone. Ok, tacchiamo, vediamo. Mamma mia, quanto è brutto sto cavo. È tutto brutto. Ma dammi un altro po', per favore. Ok. Abbiamo spie? Abbiamo spie? Abbiamo spie! Si sta accendendo? Devo premere io? Ho premuto io? Abbiamo premuto noi? Cosa è successo? Volete vedere anche voi? Aspetta, vi faccio vedere. Che pelo! Oggi è il giorno dei lampeggianti. Io quasi quasi non esco di casa. Esco di casa oggi, qualche lampeggiante. Qual è il suo problema? Mi scusi. Devo andare a prendere... no, non devo andare a prendere, l'ho prestato. Devo scrivere che mi devono riportare il tester. Capisco perché non va. Proviamo un altro alimentatore. Allora, c'è da provare un altro alimentatore, pure sul... allora, questo qui era un... lo
Lighton 19 volts, sì, sempre 19 volts con coso piccolino. Questo qui forse piccolino, questo è troppo piccolino. Questo è un Acer ed è sempre un 19 volts. Vediamo se riusciamo. Allora, questi piccolini vanno su quelli piccolini. Torno, questo non ci va. Non ci va, quindi non va bene. Ributtiamo dentro la cassaforte. Allora, proviamo un altro alimentatore. Questo cos'è? Oh, guarda, ho trovato un alimentatore. No, questo pure è un buchetto piccolo, buchetto piccolo. Cassetta dei alimentatori. Bipolare, bipolare, boh. Buchetto troppo piccolo, bipolare. HP, lui è un HP, mi sa che questo gli dobbiamo mettere. Vediamo se va. Mi sa che era questo, mi sa. E mi sa di sì, mi sa. Oh, funziona? Oh, si accende questo. Zitto, zitto. Non vi muovete che faccio vedere. Questo sono io. Lo faccio fare vedere. Eccolo qua. Si è acceso. Enter reboot system. Ok, quindi. Boh, vediamo che si fa. Chi è che sta premendo la Q? C'è una Q che si preme. Chi sta premendo la Q? Non premere la Q. Ubuntu! Ok, qui abbiamo Ubuntu. Sì, me lo ricordavo che c'era Ubuntu. Questo però non funzionava benissimo. Non funzionava la wifi correttamente. Va bene. Ok, e una mezza cosa l'abbiamo acchiappata qua. Mo' vediamo. Quindi questo funziona. Lo spegno. Lo spegno. Il sistema Wii. Questo non si spegneva neanche, mi sembra. Si proprio si riavviava invece di spegnersi. No, si è spento. No, si è riavviato. Ok, stacca la ciabatta. Che bello avere una ciabatta a portata di mano. Ok, ne abbiamo aggiustato un altro. Questo è candidato 1. Candidato 1, facciamo ordine perché se no io tempo di devo uscire. 5 minuti devo uscire, non mi ricordo neanche di che cosa stiamo parlando. Allora, lei comunque aveva qualche problema. A sto punto, come avete visto, se lui con l'alimentatore originale, ma quantomeno magari i volts giusti, magari l'altro non va ed è l'alimentatore. Quindi devo trovare un alimentatore col buco giusto. Ritornate qua. Cerchiamo insieme che mi fate compagnia. Che se no mi annoio da solo. Allora, buco giusto, non è buco giusto. Ah, questo c'è un alimentatore bello grosso. Allora, che cosa abbiamo qua? 15 volts, 6 ampere, Toshiba. Roba vecchia. Mamma mia, questi quanto sono grossi. Che cosa abbiamo? Questo mi sa che la batteria è il ricaricabatterie della bicicletta. 14 volt, serve a niente. Signore, non serve a niente, signore! Cosa ci stiamo tirando di là? Ce n'è uno compatibile. Uno solo me ne serve, non due. Questo è un Toshiba 19, 30 watt. Ce la potrebbe fare, ma abbiamo bisogno di il buchetto giù. Forse va questo. Ci va. Mi sa che la mia teoria non era pratica. Vabbè. Torniamo un attimo qua. Devo testarlo col tester, ma l'ho prestato, quindi. Quindi per il momento non testo niente. Tu pure tu sei grosso, però non grosso. E tu sei l'ultimo Sony. Questo era di un Sony Vaio 19 volts, 0.5. Potrebbe pure andare bene, ma. Bocchettone grosso. Il bocchettone. Allora, io farei così qua, tanto visto che sinceramente, allora, tripolari potrebbero servire, ma i bipolari no. Mettiamo tutti i bipolari giù. Tanto. Buongiorno. È passata un'altra bellissima giornata. Dei portatili di ieri ne abbiamo fatti uno funzionante. Ed è qua, eccolo là, eccolo qua, attaccato vicino alla fonte dell'internet, progetto che vado a portare avanti, che adesso vi faccio vedere dal desktop su quel portatile Proxmox con un'installazione minimale di Ubuntu e HomeAssistant. Abbiamo dato a Proxmox, devo accenderlo prima che se no. Ok.
Proxmox. Proxmox gli ho dato 192.168. 1-2. Allora, questo progettino deve andare a finire in una casa domotica. E spero di poterlo portare sul canale, però non è detto. Devo valutare, dobbiamo valutare assieme al cliente, barra amico, più amico che cliente, diciamo così, la possibilità di poter trasformare la sua casa, che non ha neanche un computer, ma è domotica, deve riuscire a far funzionare un sistema che aggrega tutto. Boh, adesso non lo so come funziona una casa domotica perché io non ce l'ho, però ad esempio quando ho comprato le lampadine domestiche ti davano la possibilità di essere compatibili con una sfera dei servizi web di questi servizi domotici, quindi con la sfera Amazon. Se non era la sfera Amazon, poche hanno l'integrazione ad esempio per Apple, meno hanno l'integrazione per Google. Se tu compri a pezzettini, un po' questo, un po' questo, un po' quell'altro, ti tocca chiamare l'assistente diverso per far funzionare l'eco. Quindi hai magari una lampada che devi chiamare Siri, un'altra lampada che devi chiamare Alexa, un'altra cosa che la devi far funzionare con Google, e non ti trovi. Non lo sapete. E non ti trovi. Ok, con Home, con Google Assistant, si può aggregare tutto. E questo è quello che voglio fare. Per fare questo in una casa remota, dove io non posso avere accesso tutti i giorni, ma magari posso avere accesso una volta al mese, ho bisogno di qualcosa dove di smart. La mia soluzione più veloce possibile, meno integrata, meno pericolosa, diciamo, possibile, è quella di creare un sistema Proxmox dove io smanetto da lontano. Per smanottare da lontano gli metto una piccolissima installazione di Linux, giusto per farla funzionare. Sull'installazione di Linux gli metto Rust Desk, sempre come connessione remota, quindi lo manovro proprio con un software, quindi non faccio VPN per il momento, non faccio nulla perché è un test, tutto ciò che serve per manovrarlo. E dal momento che ho già Proxmox sopra, quindi a me basta solo sapere la sua LAN, la sua rete cos'è, basta. Ipotizzo che sia la solita 192.168.1.1, altrimenti lo cambio al momento. Dal momento che è un portatile, lui ha monitor, tastiera e mouse. Tastiera non funziona benissimo, però vabbè, può staccare i tastini. Facciamo finta. Sempre rottami comunque. Io ho tutto per funzionare. Io arrivo lì, piazzo il coso e me ne vado. Se lui si deve mettere davanti al monitor a guardarmi qualcosa, lo può fare. È tutto visualizzabile, quindi se è acceso o non acceso il computer, poi alla fine accendi il computer, hai spento, se è andata la corrente, allora accendilo. Forse abbiamo anche la batteria in questo, forse abbiamo la batteria, quindi ho tutto per farlo funzionare. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Prima finisco la mia bevanda rigenerante del risveglio. Fantastico, ma quando sono bravo. Devo aprire un bar, lo farò prima o poi. Ovviamente non ho finito di bere nulla perché intanto lavoro, quindi guardiamoci. Ieri ho fatto un'installazione rapida di Lubuntu. Lubuntu è una versione leggera di Ubuntu. Perché leggera? Perché su questo computer abbiamo circa, data center summary, abbiamo un processore, vediamo se me lo dice. Ecco, un AMD quadricore APU Radeon Graphics Socket, vabbè, una P, una 87410, che equivale a una calcolatrice un po' poco più. Però il mio, forse, se non ricordo male, il computer che mi sono distrutto qui, è un problema ricordarsi le parole ultimamente. Dovrei cominciare a pagare un suggeritore, un gobbo, il Nook. Il Nook forse era più potente, però lì siamo, se recuperiamo roba di recupero, quella è. qui la gente quando compra i portatili va a spendere 200, 300, 400, poi dopo 5, 10 anni si rompono, arrivano a me e sono quelli. Comprate roba migliore voi che potete. Cioè, comprate un 30 core, poi si rompe, lo date a me c'è un 30 core. Comprate un server e uno usa un server. Oh no. Oh, è finita la felicità. Allora, l'Ubuntu
una versione come possiamo guardare forse. Olè, guardate che carino, proprio aspetta che ho la telecamera davanti agli occhi. Guardate che carino, bello minimale. Io ho fatto l'installazione solo di Google Chrome, eccolo qua. E basta, questo voglio. Voglio installarci Rust Desk. Adesso vediamo se l'ho mai fatto su. Se l'ho mai fatto su Linux. Interessante come vedere che una delle ricerche correlate di Windows di Google è che la gente cerca 192.168.LL al posto di 1.1. Oppure L1, L2, LL Team, LL Vodafone. Ma quanto siete ignoranti? Ma fatevi un corso di Windows. Vabbè, ma quello proprio significa proprio non acchiappa, cioè tu stai scrivendo 192.168.1LL. Ma fai? Fatemelo sapere nei commenti. Vabbè, 1.1. Anch'io faccio bella figura, guarda. 1.1, no, 1.1 non deve funzionare. 1.2 deve essere manco funzionante. Perché non funziona neanche il 1.2? 192.168.1.2 funziona. Giustamente sono io che sono un babbo. Perché? Perché sono un babbo? Perché sono 30 anni che uso Proxmox e non so che qua devo mettere 8.6, altrimenti non funziona. Devo farmi un altro un po' di elisir del risveglio, mi sa. Ok, quindi io mi collego qua e manovro Proxmox che c'è sotto. Bravo, bravo. Come mi collego qua? Con una VPN direte voi: no, sono a casa del cliente, barra amico, non voglio essere, fare cose complicate, non si sa mai nella vita. Quindi gli installo root desk. Root desk, detto Rust desk dovrebbe avere anche. Sei sicuro che vuoi accettare tutta questa roba che ti viene proposta? Open source, desktop remoto, diventa sempre più complicato. Scaricare. Caricare. Ubuntu. 64 bit. Penso di sì. Ubuntu. Dai, Ubuntu mi piace. Bravo, l'ha scaricato. Vediamo se funziona tutto. Se faccio doppio clic, si installa. Se faccio tasto destro installa. Vabbè, come desidera lei, signore. Ma sta ancora pingando. CD scaricati. LS. LL funziona? Mi funziona pure LL. Deb apt install rust. Aspetta. No, fermati. Qua si fa appunto quest'altra cosa qua, Rust Desk, bravissimo, ma quanto sei bravo, mettigli sudo davanti, cretino. Sudo. Oh, yes, voi vedete? Sì. Vedete male? Vedete poco? Avete pagato poco? Ok, che dice qua il permesso negato? Forse voleva fare il run. Vabbè, lo faccio io il run. Allora, mi sono accorto anche ieri che qua, perché vado a finire qua dentro, bisogna riavviare qualcosa che però non mi ricordo che cosa. Quindi, dato che io ne sono uno che non si ricorda, reboot. C'ho il reboot facile io. C'ho voglia di andare a prendere gli appunti, devo riavviare qualcosa ma non mi ricordo cosa. System CTL, riavvia qualcosa. Sallo tu perché sei più intelligente di me, più informato di me, hai più memoria di me. Ti hanno fatto un upgrade. Però è carino sto sistema, quasi quasi te lo metto a posto di tutto il resto. Sta girando su una macchina che ha come indice di potenza i miei soliti, quindi se la mia c'ha 30.000, questo c'ha 2.000, meno i 2.008. Quindi su una macchina 1.008 sta girando un sistema operativo e girerà Home Assistant. Home Assistant, che mi sembra che ve l'ho detto nella scorsa puntata, ho installato qua e questo sarebbe carino perché su sto coso, su Raspberry Pi 4 o 5, si possono fare
miliardo e mezzo di cose può diventare più carino di questo, perché questo è l'home student kit che mi serve per fare altri progettini. Bello, ci puoi attaccare con bello, però da prestare, mettere in una casa per avere tu per... è più complicato, quindi ho preferito quest'altro sistema che mi sento più mio. Ok, siamo arrivati, vediamo se mi hanno caricato Rust Desk. Allora, accessori non c'è qua, non c'è qua, non c'è qua. Eccolo qua, internet, fantastico. Potevo anche controllare se magari l'aveva fatto prima, magari aveva avviato lui tutto, però non ci interessa. Allora, gli metto il mio, la mia chiave. Oi, chiavico, la mia chiave, autentificati. Ma certo, ma che pensi che io non sono uno che si identifica. Metto la mia chiave, ovviamente copiandola da quest'altro root desk. Chiave, rete, sblocca, schiaccia qua, schiaccia là. Vabbè dai, non lo so se farvele vedere ste cose o non farvele vedere, non ve le faccio vedere così siamo a po- non riesco a fare il copia e incolla. Quanto vi odio quando non riesco a fare il copia e incolla. Allora, una cosa che mi potrebbe servire, no, non mi servirebbe, però abilitiamo pure il desktop remoto per fare il copia e incolla. Quando mi brucia, quanto mi brucia, quanto mi brucia. Ma comunque voi state vedendo da sotto. Quindi ve lo rimetto sopra. Copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla. Devo attaccare gli altri server, le attacchiamo tutto, ho capito. Accendiamo tutto. Dai, copia e incolla però. Non è possibile non fare copia e incolla. Perché non avete fatto in modo che si faccia copia e incolla? Incolla. Incolla. Copia. Incolla. Sto registrando. Sai che a volte schiaccio, mi guardo e non sto registrando. Copia e incolla. Allora, da qualche parte nel mio disco T, appena si riprende il disco T, c'ho il copia e incolla. Vabbè, fermo un attimo, lo faccio. Tanto lo sapete come si fa, se non lo sapete, tanto su due stringhe. Lo faccio e lo proviamo. Ok, abbiamo la configurazione dell'host remoto, eccolo qua, vediamo se funziona. Abbiamo, allora, 301, questo è il mio, questo è l'host remoto. Togliamo qualcosa di sotto, se no andiamo in crisi con la visualizzazione dopo. Lasciamo quella, 301, 301, 680, ah, non ho messo 146, connetti. Ho messo la mia password qui. Vabbè, mettiamo questa, vediamo cosa succede, vediamo se va. Qui dice pronto. Pronto? È pronto? È un po' lento. Oh, eccola qui. Inserire la password. Vedete qua, Paolo Calandro sta entrando. In teoria lui potrebbe fare accetta, però dato che non è presenziato, allora c'è una piccola configurazione, dato che non è presenziato, quindi facciamo annulla qua. Mi metto un attimo la mia password, più o meno in sicurezza. Sblocca. Abilita tutto. Allora, imposta una password permanente. Usa una password permanente e metti la password. Ah no, questa non me la becca, devo mettere questa. Sbagliato. Ok, ok. Ok, dovrebbe aver preso. Ritentiamoci. Connetti. Ok, vedete che funziona. Metto questa a tutto schermo. Metto la password. No, metto la password. Ok. Bam! Siamo in remoto. Dobbiamo solo vedere se funziona dal... Questo qui mi funziona. Questo qui mi funzionerà. Qualsiasi indirizzo IP si piglia il computer. Adesso vediamo come farlo funzionare per sempre. Faccio dei test. Ho già in mente una configurazione standard per farlo funzionare in qualsiasi azienda, casa, però ve la faccio vedere appena la attuo. Funziona, quindi io poi da qua posso far funzionare. L'unica cosa che mi serve è browser. Vediamo la velocità. Mi sembra un po' lento.
funziona? Lento pure sotto. Vabbè, tanto qua una cosa devo fare, avviare e stoppare. Allora, praticamente fermo. Allora, facciamo così, mettiamolo nei preferiti, perché io quando mi collegherò non mi ricorderò una cippa di nulla. Lo metto nei preferiti e spero. Tutti preferiti, barra dei preferiti, fine. Poi se non erro bisogna fare pure clicchi qua e lo visualizzi. No, però sta lentezza no, quando ci ho messo? Voglio, eccola qui, la barra dei preferiti esce solamente in fase iniziale, però c'è la possibilità di metterla sempre visibile. Aspetto, barra dei preferiti, sempre visibile, così. Ok. Così io lo vedo e ci clicco sopra. Io apro una nuova scheda, lo vedo e ci clicco sopra. Ok. Allora, un po' lento, però nessun problema, nel senso che io poi è lento root. Quando sono lì che vedo che tutto che funziona bene, vado a dargli un po' più di risorse. Adesso devo ancora installare tutto, però l'Ubuntu gli ho dato hardware, gli ho dato 4 giga e 2 socket. Beh, quindi non penso sia lui che va male. Tutto il data center a 8 giga, quindi posso tagliare altri 2 a home assistant e altri 2 all'host. Ok, va bene così. Buona, funziona, quindi l'host desk funziona. Devo mettere qui che però è del trasferisci rinomina, qui scriviamogli home assistant remoto. Ta-ta. Boh, ci sta, via. E ci siamo. Adesso devo creare, vedere l'installazione di Home Assistant. Mi vado a leggere il mio video che mi sono fatto, però penso che su Home Assistant. Abbiamo. Allora, qui in realtà avevo la possibilità di fare in due modi, o con una containerizzazione di Home Assistant su Ubuntu, quindi magari stesso utilizzare l'Ubuntu, o diretto con integrato in Proxmox. E mi sembra che anche la scorsa volta ho scelto quello integrato. In teoria, KVM, esatto, questa qui, vado a scaricare questo già funzionante. Quindi adesso, allora, lo devo scaricare sul Proxmox. Faccio così, guardate, è abbastanza semplice, tra virgolette. No, posso farlo così, posso farlo così. Copio indirizzo link. Vado su Proxmox, vado su local ISO image download from URL, gli do questo, qui gli dico il nome, quindi l'URL è quella che ho preso. Home assistant query URL, clicco, lui convalida, vedete? Ah no, il nome glielo da lui. Download file name wrong extension, perché? Ah, perché lo devo dezippare. No, veramente. E poi devi dare una roba già funzionante. Vabbè, comincio a scaricarlo e poi ci penso. Perché secondo me lo devo estrarre. Non so se posso, riesco a estrarlo io con Windows. 300 MB. Se riesco a estrarlo io con Windows, lo importo io, se no, patina. Oh, ma quando, guarda quanto sono stato bravo! Mi sono messo qui i comandi per fare l'import. Mamma mia, ma che bravo che sono stato. L'unica cosa che voglio vedere se posso. Guardate che c'ho la telecamera davanti, se riesco, non riesco a estrarlo qua con Windows. Mi dice che riesce. Ci crediamo, ci stiamo credendo, ci abbiamo creduto. Lo devo solo importare. Allora facciamo così, dovrebbe riuscire. Allora prima lo devo identificare in. Comunque si faceva, andiamo, dove siamo? Dir, come si usa Windows? Io non lo so usare Windows. CD downloads, CD as, ok, SCP nel file che c'è dentro, in root, 168140, lo posso mettere sul 2, voi non vedete,
Vediamo se riesco a fare così. Ok, su 192, 2 punti. TMP. Yes. Password. Quella funziona. Non me l'aspettavo, ma funziona. Yes. Yes. Funziona. Ma quando sono bravo. A volte mi ricordo le cose. Ho finito. Quindi l'ho copiato, già estratto. Download, upload. Devo fare pure l'upload, vabbè, ho fatto le cose più complicate. Mo come lo tiro dentro? No, lo devo mettere in... Sì, ho fatto le cose più complicate. Vabbè, ma l'ho fatto per voi, per farvi imparare. Allora, cdtbp. Perché scrivi in maiuscolo? Cdtmp. Tmp. Ls. C'è il mio cow, c'è tanta roba. Lo devo mettere in, vattela a ricordare, in PVE, no, etch PVE, no, io devo fare l'import, io devo fare questo import qua, quindi lo posso importare da qualsiasi lato del mondo voglio, basta che gli dico dov'è, nome file scaricato, format con, quindi io devo fare, dove siamo nel mondo, ok. Quindi devo fare import disk tutto attaccato, import disk della 101, giusto? QM davanti, ho due cose devo copiare, ne ho copiate sbagliate, QM 101, allora qui devo andare in TMP, si è bloccato tutto, TMP. Dai, compare, che è sta lentezza? Ok, KO2, trattino trattino form. Ah, ha già fatto lui, ma che bravo. Format Q, KO. Mi sono appena accorto che non ho messo qualcosa qua. Che bravi questi youtuber, eh? Questi youtuber. KO2, giusto, format, qui manca local LVM, LVM. Ah, bravi youtuber, bravi, scrivete proprio bravo, la gente li segue e non si trova, ignoranti, salva, chissà il resto come sarà funzionante, ce ne importo proprio. Configuration file, dai, appari. Does not exist il file conf. Lo devi creare tu il file conf. Devo creare io il file conf. Giustamente, mi devo prima creare la macchina. Mi sono un attimo riguardato la guida. Home assistant. Avanti. Don't use media. Qua lascio tutto com'è. Qui cancello perché io lo aggiungo io. CPU gliene do due host, 2 giga. Ok, aspetto che finisce. E mo funziona. Successes. Adesso in teoria io lo avvio e c'è la prima configurazione che devo fare a casa del cliente. Doppio clic e lo addiamo. Scasi va bene. Adda. Ok, mo dovrebbe partire. Aspetta, andiamo sempre in option. Ok, metti ID 2 e non rompere con questo. Vai. Vediamo se parte. Io ho sempre una domanda da farmi, no? Ma perché io non guardo la guida che mi sono fatto io? No. Mi guardo la guida che mi sono fatto io. Esc per entrare nel menu. Ok, sono riuscito ad entrare nel BIOS. Device boot manager, no. Device manager, secure boot configuration, secure boot state disable, standard mode, reset, già disabilitato, enable or disable, attempt secure boot è già disabilitato, va bene, buono, exit. Partito? È lui? Veloce, molto più veloce che su Raspberry.
Waiting sta creando la CLI o CLI. Ok, dovrebbe essere funzionante. Sulla adesso ci dice dove è funzionante. Su HTTP è qualcosa. Home assistant. Allora, home assistant.local, home assistant.local, ce l'ho già. Ok, tutta sta roba qua. Vabbè, adesso gliela faccio fare, dopodiché la faccio a casa cliente. Quindi da qua ci fermiamo e vediamo se ci sarà un proseguo di tutto ciò, dipende, perché poi si vedono, non lo so cosa si vede e cosa posso fare. Comunque io me la devo prima configurare e poi ci vediamo. Comunque lì adesso lui installa per 20 minuti cose. Quindi salutiamo anche l'obbrobrio là dietro che andrà a finire da un'altra parte. Per questa settimana di laboratorio, paio d'ore di laboratorio alla fine, neanche più di tanto, però sono riuscito a portarvele. Alla prossima!